C'è chi dice che viviamo in un mondo troppo digitale perché avete visto quello che è successo qualche giorno fa, è veramente un attimo e la nostra società si ferma a causa di un bug, di un errore o di un attacco informatico. Nella realtà bisogna dare per scontato, a mio parere, che questo sia la normalità, cioè che si viva in un mondo inequivocabilmente, irrimediabilmente digitale e che non si possa far altro, cioè che sia un mondo in cui le invenzioni non possono essere disinventate, così come non smettiamo di usare l'energia elettrica anche se qualcuno poi rimane, come si dice qua in Inghilterra, electrocuted, cioè prende la scossa e muore. Non lo so, non si fermano le auto solo perché ci sono degli incidenti, cioè si cerca di rendere tutto più sicuro. Ecco, in questo momento la vera carenza, a mio parere, è la mancanza di percezione dell'esigenza di rendere tutto più sicuro. Questo sia da parte delle persone, sia da parte delle aziende. Ci si concentra sul ma che mondo, terribile, è tutto pericoloso, era meglio prima con la carta, invece di riflettere sul fatto che purtroppo è così, è ineluttabile e bisogna invece occuparci della sicurezza dei nostri dispositivi, delle imprese, per chi gestisce le imprese, del paese ovviamente, che fortunatamente è in mano all'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, e così come in mano alla polizia e a chi è anche all'esercito, a chi difende insomma in generale il nostro perimetro.